L'Inter che ci arriva vittoriosa sul Bologna, con quel poco turnover che aveva fatto un uomo in difesa, un uomo a centrocampo in attacco. Eh, invece l'Atletico ci arriva con la sconfitta contro il Cadice 2-0. Quindi insomma c'è differenza secondo te tra le due squadre in questo momento, proprio come, come forza, forza mentale, status dei giocatori? L'ho già, già detto altre volte. Io, mi, io se fossi qualsiasi squadra europea mi preoccuperei di giocare contro l'Inter in questo momento la squadra da evitare per tutti è l'Inter perché è la squadra che sta meglio fisicamente sta meglio psicologicamente è l'unica squadra che ha sempre le idee chiare ha sempre le chiare sa quello che deve fare e come farlo e veramente penso che arriverà in fondo perché se lo merita si merita di essere più in classifica si merita di domani di fare una grande partita con l'Atletico perché ce l'ha nelle corde cioè può solo, solo perdere lei lei, per, per fare, sì, sì, fare per... dei, dei disastri in mani, cosa che non ha mai fatto, mai. E sono convinto che... Non ha punti deboli questi... Non, non ha in questo È momento non ha punti deboli, né psicologici né tattici, l'atletico può studiare quello che vuole, ma... Per me è una vittima a sacrificare, ma lo dico sinceramente. Senza certo, la... ma si vede. Si... Becca, becca, perché c'è l'avia che ride. <ride> perché no, chiesto no, chies chies a me fa no, strano no, che mi prendono in giro. Lui, però no, eh, no, perché lui no, vedo no, lui che... Dai, raccontate, raccontate come è successo. Perché ho fatto un'analisi che cosa è momento l'Inter sta benissimo. Secondo me... Non ha paura di niente. Esatto. Non ha paura. Però no caso io per esempio mi preoccupo quando si va. Quando sei cioè, troppo. Quando sei troppo bene prima o poi... Un il, problema, il problema sono le però partite sono secche. Il problema sono la, le partite secche. Quello so, che può però, succedere, un'espulsione, un palo: tutto può succedere. Io ci ho perso tre finali di eh, con sulla partita eh, secca con squadre che è mai inferiori. Io adesso sono però sulla partita secca perché è una partita secca perché ha vinto, però non hai stravinto la partita. Quindi devi io sono preoccupato per perché ha perso l'atletico. Quindi trovi una squadra ancora più arrabbiata. ma l'atletico non, è, non Quindi... è quella corazzata che era fino a qualche no, tempo fa. No, ma lì fa, io sono eh. d'accordo perché io sono convinto che sia più forte, però nel caso. Io Vabbè, sempre... però secondo me. Eh. Che, eh. Sai eh. che me. Aspetta, sì. che c'è eh. l'avvocato che ti dice. No, perché, la no, sua, cosa eh? cosa? Se eh. la, no, la cerchia League sì. lui fosse un campionato, l'Inter per me lo vincerebbe a mani basse. Più del Manchester City, più del Bayern, più di tutte le altre squadre, però, più del Real Madrid ma ti dico. Se fosse un campionato però la partita singola, singola eh, può succedere può succedere, certo, però, però tu... io per i punti deboli nell'Inter non è ne vero. Nel, nella prima marina è vero e poi secondo me vai a fare la Fra partita ma te non parlare che no, ti hai già parlato due ore tu lo sai credibile perché sai le altre che secondo me che va a fare sbrigare. la partita anche nel migliore dei modi, perché puoi senza, senza attaccare, aspettare che loro si scoprano, cioè e in, in contropiede siete devastanti, si devastanti. Ma non, non, ha bisogno, non ha bisogno, di sì, aspettare so. l'Atrie Comari, perché è più forte fisicamente è più forte tu tecnicamente. Perché tu dici che fanno partita, fanno, per fare la partita, fanno partita perché per perché andare a vincere non, perché è talmente superiore a livello psicologico, sì, fisico e Che stai non deve aver paura 10 10 minuti a parlare con quello che c'hai in mente le carte bollate. No, no, tu tu dici che, cosa. no, tu dici che l'Inter che certo. va a cioè. aggredire il cioè va, non, va, va a fare quello che ha fatto con tutti, Aristo, sai cosa succede domani? Io certo. sono d'accordissimo con quello che ha detto, cioè, mi vuoi dirlo? No, ma, ma io sono d'accordo, però. però, visto no, che, ma, visto che nel calcio non sempre vince da più forte da, da tifoso di ventino. La mia speranza è che non succeda, che non succeda, che non succeda, che non succeda, non domani, in generale, dico. Però, secondo me, noi Ma stiamo sopravvalutando eh. l'Atletico, che quest'anno non è niente di interessante. E secondo me l'Inter domani va a vincere Seccola. Oh, mamma, signore. No, non è una buffata. E <ride> va visto, guarda le mani, non è una buffata. No, no, io ce l'ho. Secondo no, me voi state pensando di andare là a fare una partita no. tipo di, di quelle complicate. sì. Lui ha ragione. E l'Atletico di oggi è lontanissimo apparente di quello no. che ha raggiunto le due finali con Real Madrid. Proprio un'altra cosa. Ah, un'altra cosa. È un'altra no, cosa. No, no. cosa. E l'Inter adesso ha questa convinzione qua, cioè. Eh, Faccio una domanda che tanto c'è qua. Ok, io sono convinto di essere più forte, però di là c'è una squadra che ha perso. Conoscendo Simeone, magari sa che è inferiore a Ti piace lì, uomo contro uomo, che tipo di gara può saltare fuori? ma perché l'Inter non è capace di fare lo stesso eh, esatto, uomo contro uomo è esatto. più forte più forte però, fisicamente della, però più qualità più gioco ha cioè, più, più alternative l'altro Mark l'altro ti dice a uomo ognuno sa che anche te ma sarebbe, sarebbe in questo caso fare il gioco dell'Inter perché l'Inter non mantenendo le posizioni fisse in campo se io vado a giocare contro uomo mi apro degli spazi ah, per, 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 i, per i braccetti eh, esterni per gli esatto. esterni che, che vengono i dentro cioè ma per la velocità su, tutti, su bastoni se io esco con i i centrocambisti centrocampisti sui centrocampisti e l'Inter, oh, e lascio la coppia la, Lautaro e Turam ti, ti fanno un buco in testa così lì dietro io mi sono l'altra sera uomo, perché vai contro la coperta è corta eh. da qualche parte devi, devi, devi tappare i buchi se io vado a giocare uomo contro uomo libero degli spazi enormi all'Inter Dato, eh, è una Perché hai i eh, braccetti eh, che vanno sul cross, sul cross dell'esterno, sì, sì. non è che va all'esterno all opposto, Addirittura ti va il centrale opposto in aria. Colpito, riconoscendo eh, solo lì la mia paura che mi vada eh, certo, a uomo che su vada 4, 5, così mi soffro. Sì, che mi, però, se poi dopo la fai vado, girare ma anche bene. Se, vado, se vado a marcare, c'è la nomina uomo a tutto campo. L ma ci talmente le rotazioni a centrocampo che all'Inter eh, esatto, possono, possono, possono palleggiare. I difensori centrali possono palleggiare con. Gli, addirittura palleggiano con gli attaccanti, palleggiano con i braccetti, sì, con i braccetti sì. laterali di difesa. hanno tutti palleggiatori che non hanno paura di giocare. Eh, devo andare in pubblicità, Scusate. Francesco, così ritorno con te. Sì, sì, sì. Possiamo, ritorno scusa, con scusa, te, ritorno ancora con i Draghi che... e con l'Avia che cerca Aspetta di. Credi che sei seduto bene, andiamo in pubblicità. No, Sai, sei inserito bene. Ho parlato, de... parlato bene dell'Inter. Ho parlato. È contento, io me lo sento che è contento. Poi ci dirà che squadra ti farà domani. Se sarà in imparziale, o si schiererà. Glielo tireremo fuori sicuramente. Ben ritrovati ancora dei passaggi importanti e interessanti della conferenza stampa di Inzaghi ma io prima volevo accertarmi che qui sulla sinistra il duo Lavia e fosse a posto Mi Fai sapere eh. quando c'è lui la prossima volta Non lo so Ce l'hai già le convocazioni Lavia? No, non ce l'ho ancora eh, no, Però, però ho chiesto di mettermi insieme a <ride> No, ti stavo offrendo una roba sull'Inter, però io. Eh, è vero, hai ragione. Scusami, Hoppins. Eh, no. È vero, è vero. Mm, detto Vai. che sono d'accordissimo con Mark su tutto quello che ha detto, è che domani io vedo un risultato tondo addirittura. Cioè, nel senso che può essere anche un 1-0, un 2-0 dell'Inter, magari un 2-1, però comunque, secondo me vince l'Inter domani. Perfetto. In questo momento, solo il Real è completo. È il Ma io City. neanche, sai? Neanche il Real dico. No, beh, ragazzi, sai cos'è il problema del Real? ora io ho visto Real reale. con l'Ipsia non, no, non è Real che sta, è sia cosa, stata una grande ma Max, partita il eh? Real ha una cosa Manchester. chiama attitudine a quella roba lì non c'è una punta, gli manca la punta Perfetto. Real, eh? è, è stata presa a pallate dal City dal Paris Saint Germain per una stagione intera eh, ma l'Ipsia e ha rischiato per ecco, ha ha comunque. Rischiato. il Real è il Real è, lo, lo sappiamo benissimo tutti come è fatta quella squadra quando perde 3-0 in casa prende un rigore al 94 è una squadra che non molla mai in quella Coppa quindi io tranne quelle due lì che sono secondo me alla pari per giocarsela oggi. Cioè, mentre l'anno scorso l'Inter è arrivata in finale anche per dei sorteggi molto, molto favorevoli e per un po' di fortuna nella sfida finale decisiva col Barcellona in casa, quest'anno se arriva in fondo solo merita è diverso, perché per il momento al 12, feb... 12 di marzo cioè, io vedo un abisso sia in Italia che in Europa con le altre. Le altre vuol dire no, non hai più il Barcellona di Messi nei Mare Suarez. Il Real di Ronaldo Benzema e Bale. Il Bayern, non hai più ehm. il Bayern di prima? Non hai più il Chelsea di prima? Non hai neanche il Paris Saint-Germain, stellare che era partito qualche anno fa? Che aveva in ogni fa, ruolo. Ma non fa paura il Paris Saint-Germain? No, no. Non che da anni e no, anni. Se, anni se, 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 esatto, guarda, Maristo. Eh, poi nel calcio magari, magari vai in che Il numero siccome non ne parla nessuno, e tutti sì, i giro. Sì, ho capito cosa intendo. Eh, il Paris Saint-Germain è un po'. Eh, guarda che poi la Champions lo sai. La Champions lo sai, lo sappiamo. Magari vai fuori in semifinale con una squadra che. Che, che invece dovrebbe essere una squadra materasso però è oggettivo dire ed è giusto dire che in questo momento secondo me è l'atletico che ha paura di sfidare l'Inter anche perché ha perso una zero quindi mi state dicendo che quest'Inter cioè è vero il rovescio cioè io guardo in il, come il Napoli dell'anno scorso ma guardo anche il rovescio cioè... della medaglia cioè non è più la matricola che si affaccia alla Champions e che è un miracolo tutto quello che arriva dagli ottavi in su, è la squadra obbligata ad andare in campo. beh, finale. ma c'è la cosa che è obbligata, finale, no, obbligata per, per, per qualità, non è obbligata. Scusami, Gio. Ma tu, per... Scusami, Judy, per la scorso del Napoli cosa avresti detto? Sia in campionato che in Europa quando no, vedi giocare. Non avrei Questa mai è che con... in fondo. Certo, certo. E sono usciti col Milan perché gli mancava le cioè Osimen, anche male. Cioè, dal punto cioè... di vista delle reti? No, Ma è vero, è vero. Sì. Cioè, sono cose che. la meraviglia del calcio è quella che certo. poi c'è qualcosa di, 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 di inopinabile di che non ti aspetti. Certo. Ma in, nel primo di marzo, quando parlavamo del Napoli in campionato che è in, in Champions, guardate che i discorsi certo. erano più o meno gli stessi sì, eh. sì. e quest'anno vediamo un squadre di Spalletti hanno un calo. <ride> cioè. eh. No, appunto, l'anno scorso mm. non l'ha avuto, l'ha avuto l'anno prima e fate ha perso lo scoglion. Però, però qua mi dite allora: il Napoli. Allora, sì, in Champions... Non se... che sia la favorita di no, forte Europa, non c'è nulla. Però voi non facevate il ragionamento Nella che fate adesso con l'Inter. è pronta, la ragazzi. L'Inter è pronta. Forte. No, invece voi mi state dicendo che anche quindi questo tanto bistrattato campionato italiano ha partorito una squadra che lo sta. Ma chi lo mi... dice questo? No. In dieci anni ah, che parliamo di campionato italiano bistrattato. L'Italia ha vinto gli europei? Ok. Cioè, eh, la Roma è arrivata in no, semifinale no, di Champions no, League. Infatti, eh. sento, e se non erro, no. gliel'hanno rubata la finale quella sera a Roma con, eh. Eh, di Francesco in panchina. La Juve ha fatto due finali di Champions. L'Inter ha fatto una finale Europa League, una finale di Champions League. Cioè, Dnipro eh, scusami, eh, Fiorentina e Napoli nell'anno della Juve che fa, che oh. fa il 2015, oh. della finale di Berlino. Napoli e sì, Fiorentina sì. arrivano in semifinale di Europa League, si possono incontrare in finale. L'anno scorso <ride> eravamo tre italiani in sono tre finali diverse. No, no sono Come facciamo ancora a dire il campione più povero, italiano? È meno, meno quotato a livello Ma non guardate di quello francese? Quello, quello, quello tedesco oggi? Sì, sì, sì. Quello inglese sì, sì. vanno di più, ma ho capito. Quanti soldi hanno loro, però? Non è, paragonabile è 100 milioni a spendere, è l'ultima di Serie A. Passata allora, facciamo il calcio con le idee noi, Giuliano, è Quello che abbiamo. Chiudo il porto, eh, Ancora intanto. Ha passato l'Arsenal? Ah, sì, Arsenal. è rigori, sì. L'altro ottavo di finale, ritorno ottavi di finale. Grazie ragazzi, adesso vi faccio a una domanda. Finito? Trabocchetto, no? Fine oh, a mezzogiorno, mancano solo 12 ore e 10. Eh, è come l'antibiotico <ride> che si prendono di 12 ore: siede che lo sto dando a mio figlio, ho cioè in mente le 12 ore. Manca però, voleranno. Becca, tranquillo. Adesso ti faccio sì. questa domanda: sì. che è trabocchetto? Attenzione, però tu rispondi con la sincerità che ti contraddistingue e vi contraddistingue. Il, in molti dicono che il cambio di marcia dell'Inter sia avvenuto con la consapevolezza di forza acquisita dopo la finale di Istanbul, sei d'accordo? Credo una parte sì, però quello che mi ha colpito nell'ultimo periodo, l'ho già detto, l'ambiente interista è sempre stato un po' su, un po' giù, e da quando è arrivato Inzaghi, anche l'ultimo giocatore che è arrivato tre mesi prima, sembra che giochi nell'Inter già da tanti anni, quindi vuol dire che hanno creato questo zoccolo duro, questo ambiente positivo e da lì stanno facendo un percorso eccezionale. Prima parlavamo del... Anche dalle scelte tattiche, no? eh, nessuno sa, Cioè, vabbè, qualcuno si ricorda, però l'Inter ha perso chi c'era, Lukaku, Brozovic e Jeko. Sul piano tecnico dei giocatori, in non, dei è giocatori poco. non è certo. poco, quindi tutti certo. gli scienziati che si occupano di calcio, l'Inter è indebolita e, e chi è arrivato? Probabilmente hanno cementato ancora di più, senza nulla togliere, questi tre grandi giocatori che erano andati via, certo. perché anche Gecco ha fatto dei gol importanti, Chapeau, Brozovic sembrava insostituibile eh, da un infortunio, ha spostato Ciara in mezzo e Ciara ha aumentato il suo rendimento. Quindi una serie di cose che ti fa, eh, potrà succedere magari anche di, di perdere qualcosa, però... La cosa è che mi gruppo. colpisce è l'ambiente dell'India. Di, certo. di, di, no, non ho mai visto come negli ultimi tre anni, anche l'ultimo che arriva, sembra che sia sì. sì. vero. Ma guarda, tre. voglio dire, frattesi: frattesi è pazzesco. No? Eh, Chiunque sì. si inserisca sembra che sia frattesi. parte no, di Carlo Carlos Augusto. Cioè. Allora, no, vi faccio questa domanda: eh, mi dovete rispondere però rapidamente perché siamo quasi in e chiusura. Poi, voglio... scusa, che se no mi dimentico l'età, fare il mercato tra virgolette, con l'autogestione, parametri zero, la linea societaria non è che adesso ti dico i 50 mm. milioni di euro per Gioe Mario, i 35% per Dalbert, i 20% per eh, Lazzaro. No cioè certo, sono stati dei geni. No, ma poi l'intelligenza perché, perché, perché tutti dicevamo manca una punta perché da via Geco, cioè. da via cosa invece loro prendono 35 prendono Pavard, un eccezionale. Ecco, per esempio Pavard l'avevo visto però non, non mi fatto... aspettavi anche che entrasse così subito l'impatto veramente ma Turam, Turam sembra l'amico di tutti per da Per chi da vive l'ambiente no? interista che io lo vivo da tanti anni non mi aspettavo che... Si creasse meno male un, un ambiente gruppo... così. E questo è merito sicuramente dei dirigenti che lo hanno creato questo gruppo ah. e dell'allenatore che poi ha creato questa unione, questa voglia ah, di ma divertirsi Ma poi fare, fare anche no? il mercato, fuori. sapendo eh, che cioè... non è che puoi spendere delle cifre, vai a. Ecco, Mark, eh, tu credi che tanto sia nato, no ve lo dico perché Inzaghi ha risposto a questa domanda, da Istanbul o fosse un progetto, un processo già in, in divenire? tanto di quest'Inter sia nata lì, dopo quella finale, o era una cosa a cui Inzaghi stava lavorando dal suo primo giorno? Sicuramente eh, le, le, nelle ambizioni e nelle idee di Inzaghi c'è sempre stato un progetto a lungo termine dove lui aveva delle idee, penso, abbastanza chiare e soprattutto le avranno anche schiarite perché si è circondato innanzitutto di uno staff, di uno staff credibile, credibile agli occhi dei giocatori, quando dico credibile è che tutte le proposte di gioco e tecniche o tattiche che noi vediamo le fanno in maniera perfetta i giocatori e le sono in maniera perfetta eh, è, un, ad un beh, Pavard, è un giocatore, se sto parlando di Pavar, un giocatore che è conosciutissimo a livello mondiale, è campione del mondo con la Francia, cioè lui, eh, lui si è adattato al gioco dell'Inter. Cioè. Nel senso che lui va a fare il, il quinto, fa il terzo, mm -hmm. va in avanti perché Pavar non è un difensore, non nasce no, vero, difensore. nasce un terzino campione del mondo della Francia. Infatti, infatti si vede che passare da D'Ambrosio a, eh. a Pavar. Con tutto rispetto. Però arriva un, un campione del mondo che si adatta alla proposta, no, alla proposta, a, di, a alla proposta, proposta credibile, alla cioè, proposta credibile di uno staff che ti eh, dice: sì, tu, è tu è arrivato, puoi fare questo, eh. tu lo puoi fare. Ci credi e tu, e tu dai, dai il meglio di Sta facendo un campionato, facendo una stagione incredibile, ragazzi. Darmiano, tutti i giocatori che noi credevamo un fantastico. A Cerby, po a, a sembrava che fantastico. È è mandato via l'Inter è, è, è Bambini credibile Bambini. È un progetto credibile. È un progetto ambizioso che probabilmente gli ha dato anche una finale che si sentiva derubata, deturpata dalla vittoria. Forse perché aveva i mezzi, ha, fat ha fatto paura. Manchester City, che non penso che nessuno avesse i dubbi che Manchester City vincesse facile con l'Inter invece bassa, lì è, è stata una svolta una svolta a favore del, di, di, di Inzaghi adesso Inzaghi giustamente non, non arriva a fine partita con la voce, prima finiva la vero, voce. Vero, la voce non finivano le partite senza voce, vuol dire che non ha più bisogno nemmeno perché l'ambiente la, la ha assorbito tutte le sue idee Dai, proprio per questo ci sono tante polemiche in Italia perché una squadra del genere non ha bisogno di, di tutte queste sviste, quando si va su quell'argomento non se la devono prendere gli amici dell'Inter perché si faceva la stessa cosa contro la Juve quando vinceva i scudetti di fila e anche prima e non solo. In un anno in cui succedono a loro, si sottolineano le cose perché va fatto, però il dato di fatto è che loro sono comunque quelli che è giusto che stiano lì in quella posizione. Ovvio che sono state tante. Il campionato magari poteva chiudersi ad aprile a maggio in modo diverso. Con questo non sto dicendo ripeto, che l'Inter ha rubato qualcosa, perché io non sono quello che dice tu rubi. In alcuni momenti della stagione, tante volte di cons consecutivamente, è stato sono lì. stati degli episodi, degli errori sì, a favore. Ecco, e ripeto che sono, così. che sono degli errori che, che, che mi trovano d'accordo su quanto si dice nel mondo del calcio oggi con gli ex calciatori con i calciatori attuali. Il VAR sta facendo solo del casino. Assolutamente, assolutamente. Perché hanno paura a fischiare oggi gli arbitri, hanno paura a far tutto, hanno paura a prendere Pi le loro scelte. Il che altro, però, Francesco, credo che il VAR ha aiutato in tante cose. Però ha creato anche tanta confusione certo. attorno dove rimettere a posto le 4-5 regole, quelle determinanti, ti permette anche di sbagliare meno. Però eh. tante cose noi, io vedo anch'io, le vedo spesso in diretta lì. Fai fatica a vedere il No, ma io sono d'accordo con te, oggi, ma quando senti gli audio no, bisogna... dopo, eh. No, eh. io sento gli audio di Verona, cioè, spiegami, io, io e Verona di Ken, della a, gomitata, anche mi sono messo guardia, le mani nei capelli. Il, linee, il quarto Devo... uomo che finisce... Oh, ma che... no, ma, sono ma, sono ma sono sembra che vorrei... siano degli improvvisati, sembra che degli improvvisati. Il non serve a non avulsi da tutto.